altro grandissimo errore è stato quello di non aver chiesto le referenze a chi ci sta sviluppando fuori le piattaforme. Spesso si tende ad esternalizzare questo tipo di piattaforme abbastanza basilari per fare più in fretta, no? Chiaramente dico bene, ho un tecnico dentro, però la do fuori a persone che lavorano in 4-5, visto che non posso permettermi 4-5 risorse, e gli faccio fare tutto il lavoro grosso. Poi sul lungo cerco di migliorare i dettagli importanti. Ci siamo affiancati a questo web agency verso febbraio 2012 e non abbiamo chiesto referenze perché ci sembrano dei bei ragazzi. A giugno ci hanno detto che ci consegnava il prodotto, ci hanno consegnato a fine novembre, perché l'ultimo mese e mezzo il ragazzo, che è il mio socio Lorenzo, si è messo sullo sviluppo facendo fondamentalmente il 50% del lavoro che dovevano fare loro, e questo ci ha creato un grandissimo ritardo e dall'altra parte una problematica notevole, perché ci siamo anche trovati davanti una bella domanda, che era cosa facciamo adesso, nel senso che questi non ci danno la piattaforma. A un certo punto sono arrivati a dirci che ce l'avrebbero consegnato il 15 d'agosto. Noi ci abbiamo anche creduto, scioccamente, però siamo ancora qua, dai. E quindi fondamentalmente questo per dirvi che è meglio costruire passo dopo passo una piattaforma da zero con un team sia in ambito tecnico che in ambito business, che magari farla esternalizzare, perché poi in seguito sicuramente dovete prendere in mano la piattaforma e magari anche ributtarlo su zero. È un po' come dire un artista che disegna a metà un'opera e ne deve subentrare un altro, non può avere la stessa mano. E può sembrare strano, ma la programmazione alla fine è così, nel senso ognuno sviluppa le cose a suo modo, e dover mettere tanti tasselli che poi se ne vanno e ai nuovi che rientrano crea comunque delle problematiche, è un pacciugo generale.